Tamara Blagina è parlamentare del Partito Democratico e fa parte della Commissione Cultura. La Commissione Cultura è fino alla scorsa settimana è stata impegnata nel lavoro della buona scuola, il testo è stato approvato definitivamente non con poche fatiche. Quali sono a suo avviso i punti qualificanti di questa riforma? Ma io penso innanzitutto il punto qualificante è il fatto che la scuola è tornata al centro dell'agenda politica. E Dopo anni in cui la scuola è stata vittima di tagli tali finanziari, tali di personale, il governo e il Parlamento hanno deciso di parlare di scuola in termini di investimento, scuola come principale fattore per il crescita del Paese insieme all'università, che sarà uno dei prossimi temi alla ricerca all e all'innovazione. La legge approvata pone alcune questioni sul tappeto, innanzitutto vorrei ricordare l'assunzione di 102.000 precari dopo anni appunto di, di tagli, l'altro punto qualificante è che si torna a parlare dell'autonomia scolastica, un progetto avviato già con la riforma Berlinguer che adesso prende corpo e darà la possibilità alla scuola di seguire ogni allievo, ogni studente rispetto alle sue capacità, per cui una scuola fortemente legata al territorio, alle possibilità, alle opportunità che quel territorio danno anche alla scuola. E si punta molto anche all'innovazione, all'arricchimento dell'offerta didattica al fine di dare ai nostri ragazzi una prospettiva per il futuro. Vi aspettavate contestazioni così forti da parte del mondo della scuola? Beh, io direi che ogni volta che si è parlato di riforma della scuola c'è stato nel mondo della scuola un grande fermento, probabilmente ogni novità... E presenta anche delle, delle paure, ci sono alcuni aspetti della riforma che forse andavano spiegati meglio, che forse andavano condivisi maggiormente con il mondo della scuola, mi sembra però che rispetto ad alcuni temi che sono stati al centro delle proteste di questi, di questi mesi, che non sempre si è detta tutta la verità. Ecco, io avrei preferito una, eh, un approfondimento su tutti i punti che riguardano la riforma e non esserci fermati solamente su alcune criticità. Onorevole Blagina, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.